Care amiche e cari amici, ovviamente siamo tutti preoccupati per quello che sta accadendo nel mondo per il coronavirus. Forse l'umanità non si era mai trovata negli ultimi decenni di fronte a un'emergenza globale così delicata. Però tocca a ognuno di noi essere responsabili, senza cedere a inutili allarmismi o a un panico che non porta da nessuna parte. In questo momento in Italia c'è uno stato di emergenza nazionale, quindi ogni decisione viene presa dalle autorità nazionali, a cui noi a livello locale stiamo fornendo il massimo supporto, la massima capacità operativa. Anche in queste ore ci siamo riuniti più volte a livello locale, stiamo in stretto contatto tra di noi, però vorrei essere chiaro per chi mi vede e chi mi ascolta: le decisioni su quello che si può fare e non si può fare a livello nazionale spettano alle autorità competenti. Ieri il governo è stato molto chiaro, c'è il ruolo della Protezione Civile, del Ministero della Salute, quindi ognuno poi può prendere singolarmente le decisioni che ritiene. A noi compete adeguarci agli standard di sicurezza che sono stati alzati molto in alto, imposti dalle autorità sanitarie, di protezione civile e di sicurezza nazionali. Quindi a livello locale noi non possiamo prendere ulteriori decisioni. Ciò che si può fare e ciò che non si può fare lo si decide a livello nazionale. Lo avete visto in queste ore, in Lombardia e in Veneto hanno addirittura vietato alcune manifestazioni. Da noi allo Stato non ci sono disposizioni di questo tipo, ci atteniamo a quelle che saranno le indicazioni a livello nazionale, che possono anche mutare di giorno in giorno. Noi lavoriamo tutti insieme, uniti, per garantire la sicurezza dei nostri concittadini, il bene comune che è la salute. Rimaniamo uniti in questo momento di difficoltà senza farci prendere da panico, isterie e soprattutto consegniamo all'oblio i miserabili avvoltoi che speculano anche da un punto di vista politico in questo momento così delicato per il nostro paese e per il mondo intero.